Le hai viste tutte le particelle? Bravo. Ci sei? Fai così? Perfetto. Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo tutorial della Gravity School. Siamo nella splendida Finale Ligure, stiamo prendendo in prestito il limone dell'hotel Florence e siamo qui per parlarvi di un prodotto che è una figata assoluta. Innanzitutto, perché siamo qua a fare questo tutorial? Perché quando facciamo i corsi, la prima cosa che notiamo controllando le biciclette dei nostri corsisti è che i dischi sono sporchi, contaminati di spray al PTFE, spray al silicone o vatte la pesca. Perché? Perché quando si dà il prodotto al telaio per proteggerlo, per far sì che non si corroda o rimanga sempre bello pulito, o chi mette degli spray per la catena, spesso e volentieri non tiene conto di questo. Quanto vanno in giro, le hai viste tutte le particelle? Bravo. Di quanto vanno in giro tutte queste particelle oleose, e che se ci vanno su il disco e poi uno frena una volta, le pastiglie che cosa fanno? Che sono un po' spugnose, risucchiano un po' di questo olio e poi fanno questo verso stranissimo come un gatto incastrato dentro nei dischi. La Makoff, che è una delle aziende, questo mi rompe un po' le balle, una delle aziende più fighe al mondo, ha inventato i disc brake cover. Che cosa sono? Sono null'altro che una protezione per il disco affinché qualsiasi particella contaminante non vada sopra e che quindi le nostre raidate siano sempre belle e sicure. E non solo servono come protezione quando si usano i lubrificanti, ma anche sono comodissimi per quando si caricano le ruote spaiate in macchina. Vieni, vieni vicino. Remove before use, perché qui la ruota gira, quindi io sono tentato di andare anche alle giostre, ai parchetti, così, perché è troppo bella la bici, è troppo tamarra, però non va bene, perché sennò non viene dissipato, non viene rinfrescato l'impianto frenante. Quindi dal nostro rametto che c'è stato davanti tutto il tempo, grazie Claudio, grazie al Florence, a presto e alla prossima, ciao! Là. Posto, dottor? Ciao ragazzi e benvenuto. E fa.